Buongiorno, buongiorno da Onda di Gina, apertura a lunga vertenza del Tribunale, mancano i fondi, arriva il parere negativo per la proroga, una doccia fredda per i quattro presidi giudiziari, sindaci pronti a sfilare su Roma, sentiamo tutto nel nostro servizio. Pronti a sfilare sotto il portone di Roma per convincere il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha emesso parere negativo sulla proroga perché non ci sarebbe copertura finanziaria, a non deludere le speranze della popolazione delle città di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, che rischiano di perdere tribunali, baluardi in difesa della criminalità in avanzata. Sindaci delle quattro città, presidenti degli ordini degli avvocati delle province dell'Aquila e Chieti, tornati a riunirsi a distanza sull'ostacolo del ministero. Per i quali i parlamentari hanno chiesto di conoscere le motivazioni, hanno esortato i rappresentanti del popolo a far sentire forte la loro voce di fronte ai tecnici, nonché a chiedere un incontro urgente al ministro Marta Cartabia, dove parlamentari abruzzesi, amministratori locali e presidenti degli ordini degli avvocati possano rappresentare le istanze, dei territori. Per dare ancora più forza alla battaglia in difesa dei tribunali, già sfociata in quattro manifestazioni in ogni città, oltre a chiedere udienza al ministro della Giustizia e ai presidenti delle due commissioni, gli amministratori locali e gli avvocati hanno in agenda una grande manifestazione unitaria nella capitale per il mese di settembre, dove gridare tutti uniti no alla chiusura dei tribunali abruzzesi, sì alla riforma della geografia giudiziaria. E ancora la sanità con l'ospedale di primo livello, il sindaco chiama i capigruppo e incontra il nuovo manager della ASL, Ferdinando Romano. Sentiamo nel nostro servizio. Un incontro dei capigruppo di maggioranza per sostenere il miglioramento della sanità e la piena attuazione del primo livello dell'ospedale di Sulmona che sarà presentato al prossimo Consiglio Comunale. Ad annunciarlo il sindaco della città, Anna Maria Casini, all'indomani dell'incontro avuto con il nuovo manager dell'ASL, uno Ferdinando Romano, e con il comitato ristretto dei sindaci per illustrare le prime azioni. Su mio invito è prevista a breve una sua visita a Sulmona in cui presenteremo tutte le istanze specifiche per accelerare il più possibile interventi per il miglioramento della sanità peligna. Sono diversi gli aspetti di tipo strutturale, ma anche inerenti al personale che attendiamo da tempo, su cui ormai non possiamo più attendere. Molte delle scelte indicate nella precedente programmazione del 2016 sono restate disattese, come ad esempio l'attivazione della lungodegenza. Così come non è più procrastinabile il rinnovo dei primari, ormai fermo da anni, afferma Casini, spiegando che nelle prossime riunioni il comitato ristretto esprimerà il suo parere anche sulla proposta di riordino della rete ospedaliera varata dalla giunta regionale, su cui, appena disponibile la bozza ufficiale, verranno raccolte le osservazioni dei sindaci perché vengano presentate in regione per migliorarne la proposta con le istanze dei territori. Dall'Aquila a Sulmona si muovono per il vaccino, convocati fuori orario, trovano chiuso il centro vaccinale. Incredibile, ma vero, è la disavventura che è capitata a un gruppo di aquilani. Ancora caos e denunce. Sentiamo nel nostro servizio. Si sono mossi dall'Aquila per arrivare nel centro vaccinale dell'Incoronata a Sulmona per l'inoculazione del vaccino anti-Covid. Tanto entusiasmo, tanta attesa per un appuntamento che aspettavano da tempo. Peccato che quando sono giunti a destinazione hanno trovato la sorpresa, nel vero senso della parola. I cancelli del centro vaccinale erano completamente chiusi. La disavventura è capitata a un gruppo di persone residenti nel capoluogo di regione, incappate nel caos delle convocazioni fuori orario per il vaccino. I malcapitati sono stati convocati tramite SMS per la somministrazione del vaccino anti-Covid alle ore 19 del 20 luglio presso il centro vaccinale dell'Incoronata. In realtà negli hub vaccinali si lavora a regime ridotto, nel senso che le sedute giornaliere si chiudono nel primo pomeriggio, essendo i percorsi e l'organizzazione ormai collaudata. Il gruppo di aquilani ha fatto quindi il viaggio a vuoto ed è tornato a casa senza vaccino, un fenomeno che nell'ultimo periodo ha fatto scattare le rimostranze di diversi utenti che vengono raggiunti da una convocazione fuori orario, quando cioè gli hub vaccinali hanno completato la seduta. Accertamenti sono in corso per addivenire alla risoluzione di una problematica che non spinge né invoglia l'utenza a vaccinarsi. Il messaggio, stando alle prime verifiche, sarebbe partito dalla piattaforma Poste, non dalla ASL. Fatto sta che, visto il susseguirsi di segnalazioni, il problema va risolto senza indugio, onde evitare di creare non solo ulteriori disagi agli utenti, ma anche ovvio imbarazzo agli operatori che
che restano in primo front office. Questa mattina è partita una segnalazione alla direzione generale della ASL, anche per il caos delle convocazioni. Decine di utenti che vengono raggiunti dalla chiamata al vaccino, ma non risultano in elenco. Torna a zero la casella dei nuovi positivi in centro Abruzzo per effetto delle sedute alternate dei tamponi sorvegliati sotto quota 100. Nell'area Peligno-Sangrina nelle ultime 24 ore sono registrate anche 3 negativizzazioni, ma quello che continua a preoccupare è il contagio da ritorno. 5 giovanissime residenti a Villetta Barrea sono state bloccate a Dubai dopo la positività accertata nel corso di una vacanza studio, e altre segnalazioni arrivano invece sul territorio del centro Abruzzo per i cosiddetti viaggi all'estero, la maggior parte delle volte senza vaccino. Noi avremo modo, come di consueto, nelle prossime ore di elaborare i dati, di fare il punto della situazione. Ora parliamo di centro storico. A un anno esatto dalla serrata arriva la resa dei conti, servizio con la raccolta di opinioni. Si parlava di nuova era per il centro storico, con una vera e propria riqualificazione, dall'arredo urbano al decoro, alla regolamentazione del traffico veicolare, fino al ritorno di uffici e servizi. Dopo un anno che cosa è cambiato? Lo abbiamo chiesto agli operatori del commercio con la nostra raccolta di opinioni. Si dividono ancora i commercianti sugli orari dell'APO e della ZTL, però c'è un minimo comune denominatore: interventi sul fronte della riqualificazione urbana e sul ritorno di uffici e servizi per far crescere i flussi nel salotto della città non ci sarebbero stati. Che cosa è cambiato? Assolutamente niente, siamo veramente avviliti. Il risultato si sta vedendo in questi giorni, dovrebbero essere il fulcro della stagione estiva. Ieri sera alle 6:30, alle 7 non c'era più un'anima per il corso, la mattinata è quella che è. È un dramma e ripeto, non ci si aiuta. Quella protesta era seria, era strutturata, e invece niente, in un anno non si è fatto assolutamente niente. Basta vedere quello che sta succedendo all'Aquila, basta vedere quello che succede a Pescara, cioè non ce le stiamo inventando tante cose noi, sono nei fatti. E allora è bene riflettere. Io mi rivolgo ai nuovi amministratori, che ormai questa sta ai titoli di coda, di sentire di più le forze produttive del centro storico. Siamo rimasti solo noi commercianti, non c'è più nessun'altra categoria. Niente, cioè turisti quest'anno non ce ne stanno come l'anno scorso, ha dato solo problematiche al commercio e a tutto, e hanno soltanto fatto delle restrizioni che ci hanno, non lo so, io senza parole, perché che scendessero un po' dal pulpito chi comanda a venire per il corso. Dall'una alle 5, alle 6, alle 7 la sera non troviamo due persone per giocare a carte. E non lo so, che cosa gli dice la testa? Io vorrei entrare un po' nella loro testa, perché forse hanno lo stipendio fisso, non riescono a capire che si cambia la giornata. Secondo me la cosa è bellissima, perché senza traffico è una gioia, i turisti camminano tranquillamente per la città, io sto rifacendo i soldi del 19, che è stato un anno eccezionale. La gente sta arrivando, i B&B sono pieni di gente, i ristoranti lavorano, la sera è piena di gente, quindi per chi approfitta di questa opportunità i soldi si vedono. Chi ha deciso di fare altro nella vita, e come ha detto un nostro collaboratore fortissimo, si chiama Paolo, a Sulmona i clienti di Sulmona, i sulmonesi, sono quelli, sono limitati. I turisti potrebbero essere infiniti se li sappiamo attrarre, e questo è il sistema per attrarli. Non è cambiato nulla, hanno di nuovo installato un regolamento di isola pedonale sul quale c'è comunque ancora da discutere, perché non soddisfa appieno le esigenze dei negozianti. Ma secondo me, a mio avviso, è cambiato ben poco, nel senso che comunque la situazione è rimasta invariata, anzi io mi aspettavo anche che magari il corso venisse un po' curato un po' di più, ma noto che magari qualche cosina è stata fatta magari nella parte, come al solito, bassa del corso. Qua siamo sempre un po' a punto e capo, quindi non ci sono servizi, non ci sono arredi urbani, non c'è molto, quindi a mio avviso manca ancora tanto e c'è tanto da fare. L'unica cosa è che credo che però bisogna unirsi come al solito, essere un attimino più produttivi tutti insieme e cercare di concretizzare un po' di più.
Ed ora un bel gesto di onestà che balza alle cronache, trova 2.500 euro in contanti per strada e li consegna a sorprese nell'elenco degli oggetti smarriti a Sulmona. Trova per strada un marsupio con 2.500 euro in contanti, lo consegna ai carabinieri. Protagonista del bel gesto di onestà che ci fa ancora sperare di poter vivere in una comunità civile è un giovane del posto che lo scorso 13 luglio ha rinvenuto il marsupio mentre passeggiava sul territorio comunale di Sulmona con il bel gruzzoletto che sicuramente farebbe comodo di questi tempi. Prima ha verificato se ci fossero indizi utili per risalire al legittimo proprietario, poi si è recato nella caserma dei carabinieri dove sono stati svolti ulteriori accertamenti. Alla fine l'oggetto con la relativa somma in contanti è stato consegnato al comando della polizia locale, poiché dalla verifica degli effetti personali non si è riusciti a risalire al proprietario del denaro contante. La somma di 2.480 euro fa parte dell'elenco degli oggetti rinvenuti in città, consegnati ai vigili urbani. Chiunque dimostri di essere legittimo proprietario potrà ritirare, oltre ai soldi in questione, anche banconote per un totale di 90 euro, telefono cellulare Motorola di colore nero, occhiali da sole con custodia grigia. La somma da capogiro persa per strada desta comunque curiosità, vista l'entità della stessa. Chissà se il proprietario si farà vivo o, ipotesi non da escludere, si apriranno altri scenari. Corsa degli Zingari, Fondazione Univerde insieme, un bel sodalizio per ambire al riconoscimento UNESCO. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Corsa degli Zingari e Fondazione Univerde insieme per centrare l'obiettivo del riconoscimento UNESCO per la storica manifestazione che si tiene a Pacentro, per la quale sono in corso i preparativi. L'associazione presieduta da Giuseppe De Kellis ha incontrato l'ex ministro Pecorario Scanio, presidente della Fondazione. Un sodalizio importante che permette alla corsa di allargare i suoi confini, puntare con più forza all'ambito riconoscimento. È stata una giornata importante per Pacentro, per la nostra associazione, esordito De Kellis, mentre dall'associazione rimarcano che si è trattato di un superbo lavoro svolto in questi anni, senza il quale non saremmo riusciti a raggiungere questi risultati. La passione e l'impegno profuso stanno dando frutti straordinari. L'appuntamento è per il prossimo 5 settembre, quando, dopo il ripetersi dello storico evento, si esibiranno i The Colors con la madrina Matilde Brandi. A Sulmona è arrivato un riconoscimento per tutte le eccellenze italiche anche alla nostra emittente televisiva Gaetano Trigilio. Si è tenuta a Sulmona, nell'auditorium dell'Annunziata, la cerimonia conclusiva del premio Eccellenze Italiche edizione 2021. Successo della manifestazione, notevole entusiasmo dei premiati. Vedere riconosciuto il proprio lavoro quotidiano è sempre cosa importante. Causa la nota pandemia, le presenze in sala sono state contingentate e ridotte all'essenziale, nel rispetto appunto della normativa. Si tratta di un premio a carattere regionale, presentato dai giornalisti Elena Costa e Pino Costa. Il premio quest'anno reca il titolo Eccellenza Italica di Casa Ovidio, manifestazioni che si pregia dell'alto patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Sulmona e delle associazioni culturali Sandro Pertini ed editori abruzzesi. Per noi è stato un onore aver avviato il premio Eccellenze Italiche di Casa Ovidio, ovviamente a Sulmona, la patria di Ovidio. Per noi è importante gratificare coloro che lavorano quotidianamente per garantire poi al consumatore finale un prodotto di eccellenza. E non premiamo solo aziende che fanno parte del settore alimentare e quindi enogastronomico, ma anche aziende che offrono servizi di qualità. Quest'anno per noi è stato un vero piacere conferire il premio anche alla vostra emittente televisiva, che dal 1984 offre un servizio a 360 gradi, o meglio informazione a 360 gradi, e poi siete giocate in casa, siete di Sulmona, quindi una vera eccellenza italica. Mi devo complimentare con l'organizzazione perché sono riusciti a individuare in maniera puntuale non soltanto le eccellenze nell'agroalimentare, che purtroppo molti non conoscono ancora, ma anche competenze tecnologiche o comunque di servizi che davvero denotano nel nostro territorio un fermento interessante. Ricevere un premio che
valorizza le cose che si fanno a livello di territorio. Per me, che ho anche una presenza che spazia un po' nella provincia e nella regione, è un fatto ancora più importante. Oggi qui a Sulmona, perché io penso sempre al mio paese, alla Valle Piligna, anche se sono distante, e questa manifestazione significa veicolare la bellezza, le attività, le eccellenze sul fronte culinario, anche perché la salute viene dal piatto. Ma chiaramente ricevere il premio è sempre una cosa bella, e questo premio è particolarmente sentito perché è dato da, in questa nostra zona. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. A tutti buon pomeriggio.